New York suscita da sempre un fascino irresistibile, perché ha un carattere e una grandezza che sono unici, come la sua maratona, come il suo skyline, una vista indimenticabile mentre corri sul Queensboro Bridge. È una città eterogenea e verticale, con le sue colline, fiumi, ponti e grattacieli. In mezzo c'è il Central Park, forse la parte più a sud del paradiso. Dal Verrazzano Bridge la vista è ampia e esagerata, come la città stessa. New York, il giorno della maratona, diventa la città più emozionante del mondo. Qui nessuno si arrende, soprattutto nella maratona, dove cogli lo slancio, la vivacità e l'energia di milioni di spettatori che ti urlano: non mollare, ce la puoi fare. La maratona di New York è una mappa per raggiungere un'isola, dove il tesoro è la tua felicità. Sentiti libero come le nuvole e prenditi tempo per amare. Prendi tutta la gentilezza del mondo ai lati della strada. È il potere della gentilezza per 42 chilometri. Sogna la maratona e poi falla. Ma prima la devi sognare e poi la farai. Basta una sola tattica, quella che uso io. Corri o muori. La maratona di New York, la parte più a sud del paradiso. When I die, love.